in collaborazione con Giannone Sport. Cari amici, buonasera, mercoledì 30 marzo, benvenuti a Piemonte in Corsa, puntata numero 351. Grazie alla regia di Alberto Mola e alle camere Francesca e Giovanni Rossi. Questa sera abbiamo tanta gioventù nello studio, però prima saluti e auguri a Sebastiano Scuderi, che è proprio impegnato oggi e fino a domenica ad Ancona nei campionati europei Master. Chissà perché poi proprio ad Ancona e non a Torino, e questo lo chiederò poi ai nostri ospiti. E poi soprattutto un abbraccio a Stefano Morgè, che ha perso il papà proprio in settimana, 84 anni, veramente un vitale e contagioso come allegria e come energia. Ahimè, per una vita che si spegne ne è nata un'altra. Proprio Sebastiano Scuderi è diventato nonno per la quarta volta, e allora vogliamo cominciare così questa trasmissione con una nuova vita e con gli ospiti, tutti giovani questa sera. Alla mia destra Dario De Caro, 18 anni, mezzo fondista, che si è piazzato nono al traguardo di Gubbio durante i campionati italiani juniores, anzi i campionati italiani di cross, però lui nella categoria juniores, con i compagni Sergio Policarpenco, classe 98, uno dei favoriti della vigilia, e però solo 37esimo al traguardo in questa occasione perché è reduce dall'influenza. E mercoledì scorso Gianni Crepaldi, vostro allenatore, ha avuto parole di elogio per il tuo coraggio. Ti sei messo in gioco proprio per permettere a tutta la società, il CUS Torino stiamo parlando, insieme a Davide Alberghina, del classe 97, anche lui del CUS Torino ovviamente, 19 anni, mezzo fondista, che ripeto insieme a De Caro e Policarpenco ha permesso al CUS Torino di fregiarsi di questo importante titolo tricolore juniores maschile, mettendo le spalle Atletica Vicentina e Atletico Lecco Costruzioni. La scorsa settimana abbiamo avuto ospiti le allieve, campionesse italiane anche loro, e questa volta abbiamo i maschietti. E poi per ultimo abbiamo riservato la ribalta a Emiliano Nasini, meno giovane, un altro giovane che ci presenta questa sera Vivi Città, la visita torinese in programma domenica prossima 3 aprile, organizzata guarda caso in sintonia con la FIDAL, e poi non sarà solo l'unica manifestazione in sintonia, ce lo dirà lui questa sera. Però subito passiamo alla vetrina, al Gran Premio Nazionale di Corsa su Strada alla Lagarina, sui 12 km la biellese Valeria Roffino, che abbiamo in foto, ha chiuso al secondo posto alle spalle della favorita Mara Acheno, però brava a tenere distanza l'altra keniana Ruth Chebitok, al terzo posto con oltre 2 minuti di distacco dalla Roffino, 41.50 la vincitrice, 41.50 Roffino, 44.01 la terza. Buono anche l'ottavo posto di Elisa Almondo del Brancaleone Asti con 49.33. Al maschile in evidenza Stefano Guidotti Cardi, che abbiamo in foto, CUS Torino anche lui, quinto con 38.17, primo degli italiani al traguardo, 22esimo posto di Corrado Tagliano, Brancaleone Asti. A Pasquetta, alla Maratonina di Prato, Giorgia Morano, che abbiamo in foto, del CUS Torino, ha conquistato il terzo posto. La torinese ha chiuso in 1.16.08 il suo nuovo primato personale su questa distanza. A Cervasca, Cuneo, la 16ª edizione dei sentieri cervaschesi della Vigilia di Pasqua, che apre la stagione della corsa in montagna proprio in Piemonte, 155 classificati, successo di Marco Moletto dell'Upper Run, ecco la foto, davanti a Mostafa e Rashid Team Marathon e Leonardo Giletta, podistica Valle Varaita. E poi vittoria di Giuseppina Mattone, anche lei in foto, Boves Run su Lara Mustat, Circolo Minerva, e Katarzyna Kuzminska della Atletica Canavesana. A Neive, classico appuntamento podistico di Pasquetta, 38esima edizione, 242 classificati, successi per il cuneese Luca Massimino, ecco in foto, del Roata Chiusani,
davanti a Mostafa El Rashid, che dopo Cervasca ha conquistato anche qui il secondo posto. Terzo Massimo Gagliano, Roata Chiusani, e in campo donne Mina El Cannoussi, anche lei in foto, Atletica Saluzzo, davanti alle compagne di club Flavia Boglione e Michela Beltrando. Infine, a Quaregna, il trail della Pianetta, alla sua prima edizione, vede il successo di Enzo Mersi, anche lui in foto, Atletica Monterosa tra gli uomini, e di Lara Giardino, foto, Atletica Saluzzo tra le donne. Vedete che grinta, eh? Bene, adesso veniamo subito, visto che abbiamo parlato di categorie superiori, scendiamo alle categorie juniors. Allora, cominciamo con Diego De Caro. Dario. Diego, 18 anni, mezzo fondista, sei stato il più veloce, diciamo, dei tuoi compagni, hai contribuito in maniera spessa alla conquista di questo titolo. Allora lo chiedo a te, che sei il più accreditato adesso, ve lo aspettavate? Beh, sì, diciamo che alla vigilia della gara sapevamo che eravamo comunque tra le squadre favorite, che potevamo giocarci il titolo, però comunque sapevamo che c'erano anche altre squadre forti e fino all'ultimo, anche dopo il traguardo, non sapevamo se avevamo vinto o no. Poi quando è arrivata comunque la notizia è stato sì, un anche bel, perché Dario, io ho dato uno sguardo alla gara, al video della gara che adesso Alberto provvederà a mandare in onda, ma effettivamente, a parte il grande Pietro Riva che ci onoriamo di aver avuto prima dei suoi titoli importanti, lo abbiamo avuto come ospite, evidentemente lui si merita questa ribalta, si era meritato anche quell'ospitata lì, perché sta mettendo in luce proprio tutto il suo valore, a parte il suo arrivo in solitaria, poi tutto il resto siete arrivati tutti a tambur battente, proprio nello spazio, diciamo, di un minuto e mezzo al massimo. Sì, sì, diciamo che c'erano molti atleti forti, quindi comunque per vincere il titolo è importante giocare proprio anche la singola posizione, anche perché comunque alla fine siamo arrivati all'arrivo non con tantissimi punti di vantaggio, quindi era importante fino all'ultimo, diciamo, prendere più posizioni possibili agli avversari. Per fortuna si è riusciti a vincere. Un bel plotone, accidenti. Ecco, spiegami, per chi non lo sapesse ancora, come funziona l'aggiudicazione del punteggio. Diciamo che ogni squadra può schierare, sembra fino a un massimo di 5 atleti, e poi il punteggio viene assegnato in ordine ovviamente dell'arrivo, e per l'assegnazione del titolo e per la classifica di squadra vengono presi in considerazione i migliori 3 punteggi di ogni società. Cioè, ogni piazzamento prende un punteggio? Sì, così, in base alla posizione. Però chi ne raduna di meno allora? Chi sì, alla fine si sommano i 3 migliori punteggi di ogni degli 3 migliori atleti di ogni società. Tempo. No, nelle gare di cross, appunto di campestre, non viene preso in conto il tempo, ma appunto la posizione, e poi si sommano appunto i punti e si fa la classifica in base a chi ha avuto meno punti vince il titolo. Tu il nono posto te lo aspettavi o... No, hai un rammarico, volevi arrivare davanti? Ma no, per come è voluta la gara sono contento, perché ero partito anche più piano, dopo il primo giro ero intorno alla 20ª posizione, quindi poi sono riuscito a scalarne abbastanza, però anche non ho posto, è stata anche la migliore prestazione che ho fatto in un cross da quando ho iniziato a correre, quindi sono contento così, diciamo. Già che hai accennato al fatto, da quando hai cominciato a correre, quanto è che tu pratichi atletica? E adesso che la pratico a livello agonistico sono 5-6 anni. Quindi... E hai cominciato con che squadra? Col Custorino. Sei già subito nato nel Custorino? Sì, poi ho fatto anche alcuni anni alla SAF Atletica, all'Atletica Piemonte, adesso sono di nuovo sì, a Custorino. Perché se non citavi questo, il professor Ivo Marco picchia. Però praticavi altri sport in precedenza? Sì, però ho iniziato, ecco, l'arrivo. Ecco, vedi, io me lo sono perso, comunque. Tu sei arrivato qui? Sì, ero ecco, allora appena subito, passato. Subito dopo arriveranno, se la regia li ha inquadrati, arriveranno Policarpenco e Alberghina, se non sbaglio, speriamo che li facciano vedere, io non ho ancora visto il filmato, però comunque so che c'è una rapida successione, voi date uno sguardo, ecco, così mentre magari parlate potete subito interrompermi
e vedere e segnalarmi quando siete arrivati. Ecco, dicevo, intanto posso segnarvi, posso dirvi i tuoi personal best, i tuoi personali, 1.5357, i 5.000 in 14.54, i 3.000 in 8.43 e gli 800 in 1.5702. Qual è la specie? Ecco qui che arriva. È proprio uno dopo l'altro, uno dopo l'altro. Veramente una successione. Fatto insieme, diciamo. Tipo un arrivo come in pista, in pratica. Fa specie. Veramente è una. Ma è tirate fino alla morte o quando vedete che siete un po' tagliati fuori, diciamo così, dalla vittoria o dei primi piazzamenti o comunque dal podio, mollate un po' gli ormeggi? Ma no, diciamo che se si tratta di CDS è importantissima la singola posizione, che sia tra i primi 10 o che sia intorno al 50°, 60° posto, perché comunque sappiamo che sono campionati che si possono decidere anche per pochissimi punti, e quindi Gianni ce l'ha sempre detto di non mollare mai e di correre fino in fondo, perché ogni posizione che si recupera è molto importante. E intanto è intervenuto Davide Alberghina, che voglio dire anche di lui, sei il più vecchio della nidiata. Qualche mese, diciamo prima così. Di Dario, sì. Diciamo così. I tuoi personali sono 5.000, 15.43, 1.005, 4.12, i 3.000, 9.11 e gli 800, 2.05.95. Ecco, tu hai fatto una volata con Policarpenko e l'hai persa. Però è stata una volata vera, no? Sì, non sì, 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 sì. Nessun rispetto. No. Ci siamo divertiti. Però finita subito dopo il traguardo, sempre stretti la mano. Sì, è ovvio che siete. Sì, sì, sì. Ecco. E speravamo, incrociamo le dita per. Come avete apprezzato la prestazione, non come validità tecnica, ma come volontà di lottare di Policarpenko, di Sergio, che era reduce da un'influenza? L'avete apprezzata? Sì, parecchio. Cioè io e lui che siamo arrivati insieme, alla fine la prima cosa che ho fatto è stato subito andare da lui e appunto dirgli quanto è stato prezioso la sua prestazione, perché magari lui era un po' rammaricato perché aspirava a delle posizioni decisamente. Tutti fra di noi, tutti chi ha corso, anche siamo già in chiusura, però volevo chiedere a Dario anche come hai apprezzato. Sì, tu sì. Sei arrivato davanti, allora. Sì, però sicuramente sapevamo che sicuramente ambire alle primissime posizioni, se fosse stato in condizioni ovviamente. Quando è arrivato, vi siete però abbracciati. L'importante, appunto, sapevamo che comunque correva per farci vincere il titolo, l'importante era quello, quindi sì. Abbiamo apprezzato. Ecco, Alberto ha messo proprio in onda la foto dove subito dopo la gara ci sono anche le allieve. È stato un bel trofeo, una bella soddisfazione. Bene, minutino di pubblicità, aspettateci. Ben ritrovati, seconda parte di Piemonte in Corsa di mercoledì 30 marzo. Bene, resta ancora da scoprire Sergio Policarpenko. Fino all'altro giorno, una settimana fa, era ancora Sergio, però adesso è italiano, sì. E ti accogliamo con molto piacere. Grazie. Tra l'altro, io ho avuto già, prima di conoscere a fondo te, ho avuto già modo di conoscere un altro Policarpenko, e quello lì sì che è tosto, la carriera sì, l'ha fatta. Sì. Guardiamoci questo minutino di una clip del 2003. La maratona di Torino, tutte le maratone, avevamo preso ormai l'altro maratonando, ha partecipato, sì, la sì, sì. 30 e 20 ha fatto, terzo tempo. Sui 10 km 30 e 20, sì. Ma spiegami un segreto, perché proprio Peperoncino Team? Fra tanti, tu che sei il quinto al mondo. Perché questo bel nome, specialmente da Italia, allora mi piace questo nome, bisogna mettere qualcosa in altri paesi per capire che situazione in Italia sempre crescere per triathlon, ecco perché meno male quando forti atleti arrivano qua per gareggiare, perché poi livello sempre crescere io spero che in futuro possa trovare qualche giovane e poi è abbiamo chiaro. Risultati in Olimpiadi. Va bene, siamo odiati perché tutte le gare noi vinciamo. Bene, penso che sia stata una bella sorpresa per te. Questo è tuo papà, sì. Nel 2004 e
classe 72, tre volte olimpionico, Sydney 2000, Atene 2004, Pechino 2008 nel triathlon, e poi ha un fratello tra l'altro, sì. Kirill, che è 11 anni? Sì, 12 anni. 12 anni adesso. Però che non era ancora in Italia, neppure tu eri in Italia, no, ovviamente. E poi sei arrivato in Italia e però hai praticato l'atletica. Hai iniziato col nuoto, sì. Poi triathlon, tra l'altro abbiamo anche delle foto insieme al papà ancora. Come mai ti sei dato all'atletica? Diciamo che visto la passione del papà al triathlon, ovviamente mi interessava anche a me appunto sia tutto lo sport in generale, quindi mi ho cominciato col nuoto, poi piano piano per allenare la corsa, diciamo, per migliorare anche in quello, siamo passati all'atletica, quindi più o meno 4 anni fa. 5 anni fa facevamo qualche garetta, invece diciamo, poi ho cominciato... Un bel arrivo in volata, ecco, questo è tutta la famiglia. Sì. Infatti più o meno 4 anni fa diciamo, ho cominciato a allenarmi seriamente, diciamo così, con Gianni, che è un grande allenatore. Che sviolinata pazzesca. Sì. No, veramente si trova benissimo questo gruppo, con Davide e Dario, con anche altri ragazzi del team Crepaldi, che se vogliamo salutare. Non vi dico cosa è successo tra le quinte, è una cosa... Appunto... Ma devo dire che tuo papà ha iniziato con l'atletica, è passato poi al triathlon. No, mio papà ha iniziato con il nuoto, perché il nuoto diciamo, per noi è proprio la base di tutta l'attività, anche per la corsa, secondo me anche aiuta molto. Poi dopo invece diciamo, è importante lo studio, quindi lui ha studiato, ha preso 2 lauree, anche noi infatti cerchiamo di studiare al meglio, e poi dopo questo appunto ha iniziato la carriera da sportivo, così. Ecco. Infatti io adesso mi mantengo in forma, diciamo, poi diciamo, si studia, si adesso stai studiare. Divertendoti ancora. Sì, certo, adesso lo sport sì, ci si diverte, certo, ma non arriva un bel risultato. Preferisci correre strada, cross o pista? Cross e strada, diciamo, perché mi rende diciamo, più libero. Girare sempre pista? In pista mi dà un po' più, diciamo, più mentalmente più fisso. Un po' più noioso, diciamo. Non sei solo a pensarlo, forse per quello. Dario, cosa preferisci tu? Condividi quel che dice Sergio. Sì, a me piace anche correre appunto per questa cosa, per correre su cross e su strada, però comunque ho visto anche negli ultimi anni che i migliori risultati li ho ottenuti in pista, quindi preferisco sempre comunque correre nella stagione estiva, diciamo, correre in pista. Davide? Beh, io da quando ho cominciato 5 anni fa più o meno con la Podistica Torino, che ho fatto sempre molta. Tu sei figlio di podista, perciò. Sì, diciamo, sì. Saluto al papà a casa. Quindi ho fatto sempre molta strada, però a lungo andare mi hanno permesso di allenarmi con Gianni e quindi mi hanno poi guarda caso sei cross e strada. Sì, cross diciamo è tra tutte e tre quella che digerisco un po' meno perché. Ah. Non mi sono mai trovato molto bene, però diciamo che col tempo spero di andare sempre meglio. Nel CUS, su cosa insistono di più che vi misuriate? Pista, strada? Su strada non penso proprio, però comunque, su pista o su cross? Pista, secondo me è pista. Sì, diciamo che dipende molto dall'appuntamento che vogliamo preparare, che siano i campionati italiani su pista o i campionati italiani anche di cross. Anche tu allenato da Gianni? Sì. E allora Gianni è un pistaiolo, che poi sia Siepi o che sia in 3.000 o 5.000, però è sempre... Lui andava forte su tutto, quindi... Sì, andava forte su tutto, però ha fatto anche tanta strada. Infatti mercoledì scorso abbiamo mandato una clip di Beinasco, di una sua vittoria di Beinasco, della mezza di Sangano, dove c'era anche un certo Nasini. Abbiamo fatto vedere anche Nasini, che è un po' più giovane, porta pazienza. Ecco, cosa studiate? Cominciamo da Dario. Io studio al liceo scientifico Umberto I, che è un liceo po' perché essendo un liceo internazionale abbiamo anche una lingua in più, quindi qualche ora in più rispetto alle altre scuole, però. E cosa vuoi fare da grande? Ma probabilmente inizierò a studiare ingegneria dal prossimo anno, però è ancora solo un'idea. Non sei complicato, sei sicuro di trovare lavoro? No, speriamo. Due nipoti di Pinerolo hanno studiato tutti e due, maschio e femmina, ingegneria, non avevano ancora preso la laurea che erano già impiegati. Vabbè, Sergio. Sì, io studio al liceo scientifico Galeo Ferraris, anche tu. Una scuola diciamo che
mi dà la possibilità sia di studiare che di fare sport, quindi... Tu sei già avvantaggiato perché due lingue ce l'hai già. Sì, russo e italiano, sì, studio anche ovviamente inglese. Questo diciamo... Come vai a scuola? Come concili gli allenamenti? Cerchiamo di superare l'anno senza debiti, però vabbè, comunque diciamo sì. In generale cerchiamo di studiare. Non hai, diciamo così, l'ostacolo dei genitori, perché tuo papà penso proprio che non metta ostacoli alla tua carriera sportiva. Sì, però lui dice sempre che è importante anche studiare, perché appunto formazione anche diciamo umana, anche scientifica, è importantissima anche l'inglese, comunicare con gli altri. Però diciamo che per adesso riesco a conciliare abbastanza bene. Alcune volte mi sveglio un po' più presto oppure vado a dormire un po' più tardi, però diciamo... Dovrai. La scuola comunque, dai, non mi ostacola più di tanto, diciamo, nelle mie scelte. E Davide? Io sono all'ultimo anno di un istituto tecnico commerciale, lettere Majorana. Ho scelto un indirizzo però che va a orientarsi un po' di più sulle lingue straniere, infatti studio inglese, francese e spagnolo. Spero di maturarmi appunto quest'anno senza problemi e dopo vorrei provare a laurearmi in scienze motorie sportive appunto. Che viene naturale, ovvio, per un atleta sì, che diventa poi ex, è ovvio darsi all'allenamento, cosa che avevo chiesto mercoledì scorso a Gianni, da quando è che è maturata quella ispirazione, e dice in pratica a fine carriera poi senti proprio un qualcosa dentro che, come magari Emiliano Nasini a fine carriera ha sentito l'ispirazione e la voglia di fare il dirigente ed è arrivato ad alti gradi, e magari invece un altro atleta fa l'allenatore. Avete qualche aneddoto da raccontare, qualcosa di curioso nella vostra breve carriera, però penso intensa perché siete tre allegri ragazzoni? Che può riguardare tutti e tre, magari appunto proprio a Gubbio, quando non sapevamo ancora la classifica, se avessimo vinto o meno, sapevamo che comunque eravamo in ballottaggio. E eravamo nel gazebo che appunto ci stavamo cambiando dopo la gara, eravamo tutti e tre insieme e sentiamo da fuori il gazebo arrivare Gianni che urla abbiamo vinto e ci siamo abbracciati tutti e quattro insieme, abbiamo cominciato a saltare di gioia. Diciamo che non avevamo mai visto Gianni in questi atteggiamenti, è stata una piacevole sorpresa. Poi... E difatti gli ho chiesto proprio a Gianni, gli ho chiesto, hai avuto più soddisfazioni dalle vittorie da praticante, atleta praticante, oppure adesso lì ha sottoscritto quello che stai dicendo tu, è un'altra gioia, diversa ovviamente, però è intensa nello stesso modo. Sergio, hai qualcosa da raccontare? Perché no, c'è un viso birichino che devi per no, forza... No, diciamo tra tutte le trasferte che abbiamo fatto insieme, tutte le diciamo così, gite, gare, sarebbe tanto a raccontare, anche l'allenamento, ogni giorno si vivono diciamo dei avvenimenti, diciamo così, sì, delle avventure. Adesso in particolare non so, ma ce ne sono tante. Per esempio anche l'altra trasferta IER che avevamo diciamo, abbiamo un po' distrutto diciamo la nostra camera. Beh, ce l'hanno già data un po' malconcia. Ma anche Dario che è così tranquillo, anche tu hai partecipato a questa. Sì, diciamo che appunto quando facciamo queste trasferte, soprattutto i campionati italiani, sono sempre insieme, quindi succedono sempre queste storie. Forse appunto quella di Gubbio è la più bella, perché pur allenandoci ormai da tanti anni con Gianni non l'avevamo mai visto così in questa veste, così diciamo. Esaltato, esatto. Sì, perché di solito è un ragazzo misurato, tranquillo. Sì, però comunque appunto fino all'ultimo, erano già passati qualche minuto dalla fine della gara e non sapevamo di aver vinto o no, quando abbiamo saputo la notizia è stata proprio una liberazione, diciamo. Bene, complimenti a tutti voi, per favore però non smontateci lo studio dopo. E adesso un minutino di pubblicità. Ben ritrovati, terza parte di Piemonte in Corsa di mercoledì 30 marzo. Prossime gare domenica 3 aprile a Saluzzo,
Terza edizione, la mezza del Marchesato, 21 km 097, partenza 9.30 in Corso Italia. Forno Canavese, 43esimo trofeo Giuseppe Valdi, 8 km, partenza 9.45 dalla piazza del Municipio. Caprie, Giro delle Borgate, Trail Wisp di 16,3 km, partenza alle 9.30 da Viale Kennedy. E infine a Torino, nell'ambito del primo trofeo Corri per Luigi, Vivi Città a cura del comitato Wisp Torino. E tra l'altro dico subito che le altre gare del primo trofeo Corri per Luigi saranno il 15 maggio alla Strada San Mauro, 18 settembre Nichelino San Matteo, 30 ottobre Venaria Trofeo Interforze e 6 novembre Borgaro Memorial de Santo, proprio nel memorial che abbiamo visto Davide Alberghina che era in testa al gruppo. Bene, detto così è un inciso. Emiliano, non sì. ti sei fatto mancare nulla in questa domenica di come concomitanza, mi pare come Saluzzo, Forno Canavese, Capri, beh, lasciamo perdere. Come giudichi queste concomitanze, come Vivi Città doveva essere l'unica? No, beh, doveva essere, non sta scritto da nessuna parte e non lo sarà mai, quindi io, l'abbiamo sempre detto e ripetuto che sono gli organizzatori che alla fine fanno il calendario, per quanto le federazioni o gli enti di promozione sportiva cercano un po' di disciplinarlo, però sono sempre gli organizzatori, io sono dell'idea che devono essere sempre gli organizzatori perché rischiano in proprio. L'importante è che tutti gli organizzatori sappiano tutto e che non vengano tenute nascoste gare, manifestazioni, cose che escono poi dal cappello, dal cilindro, dal cassetto. Per il resto ci sta, perché tanto il Vivi Città sono 33 anni, l'anno scorso c'era la polemica che il Vivi Città si era spostata e coincideva con la tutta dritta, le nostre date fino al 2020 sono messe sul sito nazionale, sono concordate 10 anni per 10 anni e sempre la prima domenica di aprile, quando capita la Pasqua ci si sposta. Guarda, tra l'altro trovato proprio in prima, alla in prima linea, queste quindi, sono immagini di Giovanni Rossi del 2004. Che sì. tra l'altro era il vecchio luogo della partenza che era 2900 giù. Partecipanti no vabbè adesso beh, qui c'è... sì ma questi sono gli agonisti poi ci sono gli altri che sono i non competitivi sì, quindi sì. Dipende chi vogliamo contare perché poi altrimenti i numeri quando vediamo le classifiche con i tempi dicono ma allora hanno barato no questi sono gli agonisti ha vinto Nicola Ciavarella tra l'altro era un tuo atleta della TP ma 30, lui è ancora nella Wisp 37.55 sì nella, come Wisp sì. Tra l'altro gli faccio gli auguri perché l'ho visto fermo a Trana leggermente ingrassato purtroppo secondo posto Salvatore Ciantia del Borgaretto allora era giovane adesso è già master 38.25 terzo Gualtiero Falco del Custorino 39.05 e tra le donne Federica Arnone del Custorino anche lei 43.40 seconda Grazia Camalleri della Tranese 44.19 terza Nicole Cavallera anche lei che è del Custorino 44.25 sembra che io sia che raccomandi particolarmente il Custorino ma non è colpa mia se siamo tutti del Custorino o quasi tutti qui no ma è anche logico che a Torino corrano anche gli atleti di Torino anche perché una scelta del comitato di Torino negli anni è stata sempre quella di non dare ingaggi non mettere montepremi in soldi quindi evitare che venissero atleti passeggeri da fuori regione per allora, prendere il Monte Premio. A questo punto mi dai lo spunto, scusa sì. Interrompere il filmato, però lo riprenderemo dopo, però mi porgi sì. La spalla per mandare in onda un piccolo clip del 97, sì. Devo dire come premessa che hai la fama di essere un po'... Vabbè, un po' polemico, ecco, non da parte mia ovviamente, mi posso permettere di dirlo perché ci conosciamo da molto tempo, prova ne sia che in questo filmato del 97 sentiamo cosa affermi. Comunque, tornando sempre al discorso soldi sì, soldi no, io a questo punto dico, ma i soldi li ha chi si merita, chi li merita. Allora, uno corre forte, si prende il suo premio, chi corre piano non lo prende, poi può essere AM10, 20, 30, 40, 50, 75,3, non mi interessa. Cioè, uno deve correre in base alla classifica che dovrebbe essere giusta per tutti. Ma poi. Io? Sì, parla pure Emiliano. No, vorrei intervenire su questo. Io penso che si stia spostando tanti problemi, si stiano spostando della FIDAL sul discorso adesso soldi amatori, non soldi amatori. Ma perché non andiamo a vedere quanti contributi la FIDAL e il CONI danno a determinate società di atletica di A1, A2, Serie B e queste società di atletica sono costrette oppure vogliono loro stesse dare questi soldi che loro hanno ricevuto per pagare atleti stranieri?
Questo andiamo già sul pesante. Io... Andiamo lì. No, allora vorrei... andiamo a vedere perché i contributi della Federazione Italiana di Atletica Leggera devono finire in mano ad atleti stranieri che rappresentano queste società ai campionati italiani. Appena avremo di nuovo Cremascoli qui, potremo rivolgere questa domanda. Me la tengo buona, però vorrei rivolgere una richiesta a Monica. Monica, che ore sono per cortesia per sapere se è finita la trasmissione? Le 9.58. Oh. Beh, vedo c'erano parecchie maglie della TP Torino e parecchi atleti di quel periodo. E devo dire che era anche il nostro sponsor la TP Torino, detto tra parentesi. Quindi la pensi ancora così? Ma io penso così, adesso che cosa è cambiato? Che negli ultimi 10 anni abbiamo fatto diventare italiani quelli che non erano italiani, quindi abbiamo, con le leggi che sono cambiate, regolarizzato delle persone, giustamente, e questi oggi ci rappresentano con la maglia azzurra in tanti sport e nell'atletica sempre di più. Se non coinvolgiamo Sergio, perché adesso è italiano. No, con suo padre ci siamo scontrati più di una volta, ovviamente suo padre è grosso campione, io facevo il portatore d'acqua e lui era la stella, era la punta. Quando veniva in piazza d'armi a fare le ripetute, quei 10 secondi a chilometro li prendevamo regolarmente senza problemi. E quindi è così, la faccenda è come si gestiscono. Tu poi hai fatto dei nomi, quei nomi in quel periodo dovevano gestire i soldi e mi sembra che sono finiti pure inquisiti, indagati e sotto processo, quindi probabilmente la pulizia bisogna iniziarla a fare molto dall'alto. Se voi leggete i giornali degli ultimi 2-3 mesi non trovate delle notizie positive per i giovani che fanno atletica, trovate di scandali, di bustarelle, di inquisiti, di squalificati, di doping coperto, non coperto. Quindi il problema qual è che se le persone non sono educate da piccole, poi probabilmente quando sono adulti e occupano certe posizioni continuano a non essere educati e non si comportano in maniera leale come lo sport prevede. Poi tutto può essere... si può dire che è vero o non è vero, però quando leggete la Gazzetta dello Sport o un altro giornale sportivo degli ultimi 3 mesi, uno che non fa sport dice: scusate, ma questo è lo sport, questa è la lealtà, ma questi personaggi noi li stiamo anche pagando, gli stiamo dando uno stipendio? Quando tu prima dicevi: ah, come mai siete andati Ancona, va Ancona a fare gli europei, e scusate, fai la domanda, ma come mai a Torino non abbiamo più una pista indoor? Come mai a Genova non c'è più una pista indoor? Facciamoci le domande e diamoci le risposte. Io non penso che a Torino o in Piemonte non c'era una fabbrica in disuso, un capannone o non c'era una struttura quando ho chiuso il Palavela dove spostare la pista indoor. Invece di montarla in una struttura che non è idonea a essere montata come il padiglione 5, ci si poteva forse pensare, forse chiamare 2 geometra a spese del comune, fargli fare una valutazione, vedere che non era il caso di spendere i soldi per mettere la pista nel padiglione 5 e metterla da qualche altra parte. Non è che nessuno sbaglia, qualcuno sbaglia, il problema è se non si cercano mai i colpevoli e questi colpevoli continuano sempre a occupare le proprie posizioni o a far carriera, allora è inutile che parliamo di sport, lo facciamo per passione, chi ci mette la passione, gli altri continueranno a farlo per i soldi. A questi 3 ragazzi, questi sono 3 bravi, hai letto dei personali, chi ha un 15 e 40 mi pare nei 5.000 ha la possibilità di limare almeno 40-50 secondi, perché visti i tempi degli 8 e dei 1.500 probabilmente i 5.000, che di solito è una gara che non si fa spesso nei meeting o nelle gare di atletica, alla prima occasione lui riuscirà a ritoccare, andare vicino al muro dei 15 minuti. Stai parlando e scendere di Davide Albertini? Sì, sì. E gli altri hanno già dei buoni tempi, quindi tanto di cappello. E come carattere, insisto, perché tu hai tanta esperienza. La domanda che non hai fatto è: quante volte vi allenate la settimana? Sì. Quanti allenamenti fate? Tutti i giorni praticamente. Ok, quindi sono ancora che possono conciliare lo studio, e ovviamente io mi sono laureato e facevo sport, quindi senza problemi, potete conciliare lo studio e l'attività. Ovvio che poi lui dopo è laureato, devo intervenire nel io. Momento in cui siete a fare una scuola superiore come l'università avrete modo di gestirvi diversamente, non avete più tante ore di impegno, se sapete gestirvi riuscite anche a ritagliarvi lo spazio per fare 2 allenamenti il bigiornaliero senza andare in quota per far salire l'ematocrite, visto che sono mezzo fondisti adesso, e un domani diventeranno fondisti. Adesso mi spiego perché Carlo Marino della mia categoria vince, perché vive in quota, accidenti in Carlo. Ma quanti metri? È 1.800. Già è una quota molto buona. È 1.800. Senti Emiliano, che consiglio daresti a loro? Di fare sempre i cross d'inverno perché sono eccezionali, temprano il carattere, c'è lo scontro sportivo perché c'è il contatto, ci sono le curve, come rallentare, prendere, quindi è
è una scuola eccezionale la corsa campestre. La prima manifestazione che ho fatto è stato un cross, per cui ce l'ho nel cuore, e quindi ti forma molto. È vero che ci si sporca, è bagnato, c'è la neve, piove in canottiera, non è come fare la pista d'estate. La mamma ti dice copriti. La mamma, quando torni col borsone che gocciola l'acqua, dice ma dove sei stato? Però anche negli altri sport è così. Poi la pista va fatta, la strada è un divertimento, è un relax, è un discorso goliardico, a quell'età serve per sfottere gli amici il lunedì e il martedì. Già che ci siamo, tu con me, quando hai visto la luce come dirigente, da atleta? No, io non ho mai visto la luce. Il discorso è che quando già sei uno sportivo che ha una certa età, ti chiedono magari una mano per organizzare, per fare qualcosa, inizi, poi se non sai dire di no, magari ti fai tirare la giacca da troppe parti e quindi fai un po' la parte organizzativa, la parte logistica, poi ci devi essere predisposto. Torniamo a Vivicità allora. Vivicità, domenica, 33esima edizione, quindi sono 33 anni. Io so di averla corsa in 5 città italiane diverse, quest'anno si correrà in 43 città, Firenze faranno anche la mezza maratona, si correrà in 18 penitenziari e in 20 città all'estero. Ovvio che la data è quella stabilita, poi nei penitenziari o all'estero magari si farà in un giorno diverso a seconda delle autorizzazioni che si riesce ad avere. C'è una manifestazione agonistica di 12 km e una non competitiva, a Torino quest'anno sarà di circa 4,5 km. Un euro dell'incasso verrà utilizzato per i bambini siriani che fuggono dalla guerra. Il Vivicità è sempre una manifestazione a tema, quindi c'è l'ecologico, c'è il sociale, c'è l'aiuto, c'è l'attività per il diversamento per il diversamente abile, quindi è un cocktail di problematiche che si fanno diventare festa con la manifestazione sportiva. La partenza alle 10.30 perché? 10.30 perché dall'inizio è stata sempre così e il via lo dà il giornale Radio Rai, il GR1, e in tutta Italia si parte alle 10.30. Ecco, però la partenza è al solito posto? No, da 3 anni non abbiamo cambiato il posto, mi dispiace, avete rimesso sempre un filmato vecchio perché è stato un mio pallino spostarla davanti al Castello del Valentino, il vero castello, e quindi partiamo davanti a quella che è la facoltà di architettura. Sì, sì, quindi partenza arrivo quest'anno. Eccolo sotto qua, lo Nasini. Arco gonfiabile, queste sono tutte foto a fine carriera, comunque. Ci si trascina. E non abbiamo quelle dell'inizio, purtroppo, anche perché non eri in Piemonte. Mi hanno segnalato, e non l'ho guardato perché mi interessavano, ero acchiappato dalle immagini, che siamo alla fine della terza parte, aspettateci un minutino. Ben ritrovati, quarta e ultima parte ai Made di Piemonte in corsa di mercoledì 30 marzo. Ho interrotto Emiliano Nasini che stava esponendo tutta la logistica di Vivicità, sì. Vi ricordo in programma domenica prossima 3 aprile del tracciato, l'abbiamo detto, della partenza l'abbiamo detta, c'è un chip. Per quella agonistica ormai da anni usiamo il sistema chip per rilevare i tempi, anche per far prima nelle classifiche. E niente, ci sono la possibilità di utilizzare i servizi igienici e le strutture che sono lì all'interno anche del cortile d'onore. Purtroppo quest'anno non vi possiamo fare entrare dentro perché stanno ristrutturando la cancellata, non hanno terminato i lavori. L'arrivo è davanti al piazzale, quindi è la partenza e l'arrivo, però poi dentro vi facciamo andare ugualmente perché faremo il deposito borse, si utilizzeranno i servizi igienici, ci faremo il ristoro all'arrivo, metteremo dei gazebo in maniera che da chi arriva da Corso Massimo da Zeio, anche con i mezzi pubblici, perché questa è una manifestazione che cerchiamo di fare in modo che sia impatto zero, quindi possa vedere dov'è la manifestazione. 6 chilometri sono all'interno del parco, 6 chilometri saranno nella città, perché il nome Vivicità significa, certo, che è una manifestazione che dovrebbe coinvolgere passate la città. Passate nel borgo che ha dato i natali Eugenio Bocchino.
questo può essere. Cambiamo quest'anno 2 chilometri del museale. Percorso, andando a fare via Giolitti, via Carlo Alberto e via Po, questa è una cosa nuova, no. Un po' più impegnativa per la chiusura del traffico, non c'è la concomitanza con altre manifestazioni su Torino, abbiamo fatto il sopralluogo alla Polizia Municipale, che io ringrazio, loro si fidano di noi e noi ci fidiamo di loro perché sono i professionisti su questa attività. Io ho accennato al fatto che è la prima gara in pratica, sì, di questo trofeo UGI. Sì, ci è stato chiesto, mi è stato chiesto, abbiamo fatto un paio di riunioni, una avevamo fatta in FIDA al regionale, poi mi dicono che qualcuno è venuto qui a dire che io sono andato in FIDA a fare delle richieste. Noi siamo un ente di promozione sportiva, non siamo una deroga a qualcosa, siamo un'attività che si fa dal 1958, 1.500.000 e 350.000 affiliati in Italia, tesserati, soci. Se veniamo coinvolti dalla federazione, giustamente noi diciamo ci siamo e quindi qualsiasi attività si può fare insieme, la facciamo. Se non questa, vuoi, questa è in questa abbinamento è con la FIDA. In abbinamento, il discorso abbinamento, questa ha due valori. Il primo valore aggiunto è che questa manifestazione, come da quando è nata, ha l'autorizzazione FIDAL, quindi c'è l'approvazione della FIDAL nazionale e quindi è stato versato un contributo per tutta Italia, per tutte e 43 le manifestazioni, e quindi è una manifestazione che non è organizzata insieme, è una manifestazione anche autorizzata dalla FIDAL. L'organizzazione è sempre il Comitato di Torino, la Lega Atletica e il sottoscritto fanno la parte operativa, logistica, quello che può essere, cosa serve a una manifestazione. Emiliano, allora l'altro tassello è l'UGI, siccome Piero Proio e il suo staff stanno organizzando e mettendo su insieme un qualcosa che poi lo stanno facendo da anni e che sono manifestazioni a tema intitolate per sensibilizzare l'UGI, anche per raccogliere dei fondi per l'UGI, questa diciamo che è la manifestazione di diamante, di punta della WISP in toto, non della WISP solo atletica leggera, e quindi è entrata in quel gruppo di manifestazioni che Piero Proio, presidente FIDAL provinciale, insieme al suo staff hanno messo insieme per fare primo trofeo UGI, che poi queste manifestazioni a volte sono sempre entrate nell'UGI, ce ne sono altre che interessano la WISP, interessano ovviamente la FIDAL, ma interessano gli sportivi non agonisti che fanno sport di prestazione, gli sportivi che fanno atletica leggera, che si trovano a Torino e circondari. Allora, i tesserati FIDAL possono partecipare, certo, ovviamente. No, ti dico, ma perché questo, dici perché possono i tesserati FIDAL fino al 31 di maggio, per una convenzione che è stata prorogata da entrambe le parti, possono partecipare tranquillamente perché la convenzione lo scrive, non l'ha scritto il sottoscritto. Scusa, no, c'è un comunicato della FIDA, sì, che gira, sì, in però in bisogna mail. Saperlo leggere. Qui c'è scritto: il 7 febbraio 2016 sono scadute le convenzioni stipulate, sì, dalla FIDA, sì, e nell'articolo precedente Costituzione, sì, Scopi, punto C, sì, si precisa che la FIDA l'autorizza, sì, disciplina e manifestazioni eccetera eccetera, sì, comunque non denominate, non autorizzate dalla FIDA e che prevedano premi e classifiche, sì, sono escluse alla partecipazione dei propri tesserati. Quello è un loro comunicato, è un comunicato del FIDAL Piemonte che rientra nell'ottica della campagna elettorale che è stata iniziata per il rinnovo di tutte le posizioni apicali che si avrà tra fine anno e l'inizio del prossimo anno. Loro probabilmente hanno iniziato la loro campagna elettorale. Il presidente Giomi e il loro segretario hanno scritto 3 volte a tutta Italia che, dato che erano scadute le convenzioni e dato che c'erano anche problemi assicurativi e dato che a Roma c'è un gruppo di lavoro che sta lavorando per tutti noi, anche per il Piemonte, quindi non solo per il resto d'Italia, queste convenzioni sono di tacito accordo di tutti gli EPS e anche della FIDAL, sono state fatte valide fino al 31 maggio. Quindi questo comunicato aveva un senso se era fatto il 1 giugno. Farlo ora, secondo me, non ha senso. Poi, se vogliamo entrare in campagna elettorale, entriamo in campagna elettorale. I tesserati FIDAL entrano in classifica, prendono il premio, è tutto normale. Certo. Vorrei solo chiedere ai giovanotti, cosa ne pensate voi? Siete qualche volta sfiorati, toccati da queste polemiche? Penso che siete a conoscenza di queste polemiche FIDAL contro i comitati, diciamo gli enti promozionali, come può essere la WISP in primo luogo, o proprio siete in una bolla tranquilla? Non? Ma loro fanno l'attività su pista, sì, quindi non sono toccati. L'atletica leggera è atletica leggera. Le medaglie d'oro olimpiche, d'argento e di bronzo sono su tutte le specialità in pista. L'unica specialità su strada è la maratona. Il resto
chi vuole. In Italia non c'è un solo artefice che è proprietario del marchio Atletica Leggera, per quanto si voglia far credere. Non c'è, perché chi organizza, pratica sport e fa sport, a oggi in Europa non è possibile avere il monopolio, in Italia non c'è il monopolio, quindi qualcuno avrà l'incarico di formare gli atleti nazionali, di lavorare per la prestazione e di portare le persone alle Olimpiadi. L'unica medaglia d'oro è di Civitanova Marche, io sono di Fermo, quindi penso, era un marchigiano, quindi l'amico che ha vinto la medaglia d'oro era un marchigiano. Quindi, detto questo, loro hanno quel compito, noi abbiamo il compito di far fare lo sport a 360 gradi, lo facciamo con i camminatori, lo facciamo con le ASL, lo facciamo nel trail da tanti anni, che poi si chiami fit walking, north walking, camminata veloce, corsa in montagna, ski running, sono tutte attività sportive. L'atletica leggera a me mi hanno insegnato, quando ho iniziato mi hanno portato in pista, e in pista c'erano le attività che si facevano in pista. Poi gli sponsor erano sulla strada, siamo andati tutti sulla strada, va benissimo, i soldi si era convinti che era su strada, la televisione seguiva la strada, andiamo a fare la strada, però poi noi alle Olimpiadi, agli europei dobbiamo portare qualcuno che non corre su strada, quindi qualcuno lo dovrà formare. Quindi secondo me, se c'è più base che fa attività sportiva, abbiamo più campioni. Se c'è meno base che fa attività sportiva, oppure i ragazzi vengono catturati da altre federazioni con altri sport dove fanno meno polemiche, fanno più fatti, poi noi i ragazzi giovani non li abbiamo. È vero che abbiamo il 75enne che va a fare gli europei indoor, ma penso che la sua prestazione all'atletica italiana importi serva poco, quindi importi a nulla, è una soddisfazione personale. Anch'io ho fatto tanti campionati italiani master, ma è una mia soddisfazione personale. Quando ho partecipato alla Cinque Mulini, e spero che loro ci siano già andati e ci possano andare, l'ho fatto perché io avevo un minimo, ce l'avevo con la federazione. Poi la domenica io mi allenavo andando a correre in giro per l'Italia, dovunque c'era una manifestazione sportiva, perché la mia palestra era la strada. Quando facevo pista, la mia palestra era la pista. Emilia. Secondo me sono polemiche conquistare il dominio, il predominio, serve se c'è una fetta di torta da conquistare, ma siccome chi pratica sport secondo me non è una fetta di torta da conquistare, ma è una fetta di torta, anzi una torta intera da saper gestire, più siamo a gestire la torta, poi la ciliegia la raccoglie sempre la federazione, perché è la ciliegia che porta la maglia azzurra. Voi maglie azzurre? Ancora, ancora niente, per ora ancora niente, però si spera. Per ora teniamo quella del domani. CUS. Lottate, ecco, tra l'altro il CUS anni fa, grazie a buonanima Cesare De Matteis, era affiliato anche WISP. Tra l'altro. Sì, ma non è una malattia, nel senso che è una libertà in Italia che c'è, come io ho 4 tessere di supermercati, potrei avere 14 tessere di ente di promozione sportiva. Le malattie sono altre cose. Beh, questa è una possibilità, quella di fare sport. Visto che adesso abbiamo parlato di atletica, vogliamo parlare un po' del podismo, come podismo tradizionale, come iniziato negli anni 80. Abbiamo una clip che avevo preparato per la festa della donna, poi ahimè nel mio archivio, devo dire sterminato, non riuscivo a trovarlo. L'ho trovato in questa occasione. È un omaggio alle donne, guardiamocelo, va. Left me a mule to ride. The train pulled out, I swung on behind. Crazy about a hard-headed woman of mine. Man, my baby long, great gosh almighty, my baby tall. We'll be right back.
Bene, questa era datata 1997, l'anno che, nel quale uno solo di questi tre protagonisti... Anche Dario. Ah no, Dario era nato, gli altri due dovevano ancora nascere. Tutti e due, sia io che Dario. Ah, ma accidenti, questa sera non c'è come. Ok, possiamo fare un saluto? Sì, certo. Un auguro di compleanno, anzi, al nostro amico Marco Lano. Marco Lano, compagno di squadra. No, Marco Lano è stato mio ospite anche tanto tempo fa. 20 anni oggi, quindi... Allora, tanti auguri. Simpaticone, già, tra l'altro, gli ho fatto gli auguri su Facebook, proprio... Il cervello è fumato. Bene, ringrazio i campioni italiani juniores di cross che si sono laureati a Gubbio, Dario De Caro, Sergio Policarpenco e Davide Alberghina. E poi un grande. Discutiamo sempre. Emiliano Nasini, che ci onora sempre della sua compagnia e delle sue polemiche. Eugenio Bocchino vi dà appuntamento mercoledì prossimo con altri ospiti interessanti e vi lascia con la sua massima. Ricordate che correre magari non allunga la vita, ma di certo ve la rende migliore. Parola di Eugenio Bocchino. Notte. In collaborazione con Giannone Sport. Cover it.